Secondo alcuni siti web, tra cui wikipedia.org, la cucina come contesto in cui parlare di attualità, con i numerosi ospiti in studio, tra i quali cuochi professionisti ed esperti di alimentazione, e giocare con il pubblico a casa. I riflettori dei media in queste ore si concentrano sul programma condotto da Antonella Clerici tutti i giorni su Rai 1. È sempre mezzogiorno, a seguito della notizia di un doloroso lutto che ha colpito un volto noto dello show, anche se da qualche tempo ha deciso di lasciare gli studi per seguire altri progetti lavorativi. Stiamo parlando di Marco Bianchi, scrittore e ricercatore scientifico, nonché volto noto del web, e che nel 2020 ha preso parte al programma di È sempre mezzogiorno al fianco di Antonella Clerici, così come avvenne in passato per La prova del cuoco. Marco Bianchi, in queste ore, infatti, ha voluto condividere con i fan sui social un grande dolore che ha sconvolto il suo quotidiano, ovvero la scomparsa del piccolo Arturo. Il cagnolino negli anni abbiamo sempre visto al suo fianco, e che ha salutato, con il seguente messaggio pubblicato sui social: ci mancherai davvero tanto. Arturo bello, hai aspettato di sgambettare al Torrazzo, rincorrere Bruna e Bianca, e poi ci hai salutato. Continua ad essere mordace ovunque tu sia. Un giorno davvero molto difficile per Marco Bianchi, un dolore incredibile per un amico, ma anche figlio pelosetto, che l'ha accompagnato per quasi un ventennio, condividendo con lui ogni cosa. Un momento intrinseco di dolore al quale non si è mai preparati abbastanza, nonostante il trascorrere del tempo anche per il piccolo Arturo che si è spento durante attimi di gioia al fianco di Marco Bianchi.